Ciao a tutti, sono David Gulignan e mi occupo della parte grafica e artistica di My Name is Seyford e oggi vedremo il making of dell'artwork ufficiale. Ho iniziato a disegnare fin da piccolissimo, grazie a mio padre che all'inizio mi ha trasmesso questa passione, e da quel momento, quindi da quando avevo 3 anni circa, disegno unicamente per passione. Il mio sogno in campo artistico sarebbe riuscire a entrare nel mondo del tatuaggio, e in qualsiasi situazione, se trovo davanti qualcosa che mi ispira, posso avere com'è il mio quaderno e riprodurlo su carta. Allora, per la realizzazione dell'artwork di questo corto, dobbiamo rappresentare al meglio l'essenza e tutto quello che c'è all'interno appunto di quest'opera. Quindi andremo innanzitutto a prendere il nostro personaggio principale, quindi il sicario, e andremo a posizionarlo centralmente a tre quarti, in modo che la faccia guardi non perfettamente in modo dritto, ma appunto sia leggermente girata. Ovviamente andiamo prima a farlo su carta e poi quando avremo uno schizzo, una bozza definitiva, andiamo poi a trasferirlo in digitale. Qui sulla destra del nostro arto, andiamo a mettere la macchina, dando l'impressione che stia sfrecciando uscendo da dietro la testa. Perfetto, adesso andiamo a creare la composizione, quella che abbiamo progettato poco fa. Andiamo a crearla su Photoshop in modo da avere una visione realistica di quello che dopo dovrò disegnare. E qua avremo la testa e la macchina, invece saranno come prima. Per avere un riferimento per questa mano, adesso vado a fare una foto a me stesso. Creo la composizione fotografica in modo poi da riuscire a trascriverla su Photoshop e avere un riferimento. Con la gomma ci fa da proiettile. Quindi adesso abbiamo tutti gli elementi di cui avevamo bisogno, me li trasferisco dall'iPad al computer, così possiamo cominciare la composizione su Photoshop. Perfetto, abbiamo finito la composizione, anche se è molto, molto semplificata, ma è giusto per avere due linee guida per cominciare a fare il disegno vero e proprio. Disegnerò sull'iPad perché sono più comodo qua, insomma. Andiamo a aprire un foglio quadrato per magliette, quindi un 30x30 cm. Il disegno sarà in bianco e nero. Cioè, solamente in nero, lo facciamo con la matita, in modo da tenere uno stile molto, diciamo, cartaceo. Ok, durante la lavorazione ho notato che questa mano sembra un po', come dire, stacca troppo dal resto del disegno, sembra un po' fuori luogo. Quindi abbiamo pensato di togliere la mano e lasciare solo il proiettile, che sembra essere saltato da dietro. In modo che qua ci mettiamo la macchina come prima, però al posto di metterci la mano che tiene il proiettile, teniamo solo il proiettile, tipo qua in aria da qualche parte. Poi andremo a studiarlo meglio, però l'idea è quella di eliminare la mano per evitare che diventi un elemento di disturbo più che di composizione. Ho messo anche il fumo dietro la macchina per dare continuità
e velocità, diciamo, dinamicità alla macchina stessa e per collegare il proiettile qua dietro, altrimenti rischiava di essere troppo, come dire, buttato lì un po' a caso. Invece cerchiamo di creare una cosa abbastanza fluida e dinamica. Ok, abbiamo un'idea, diciamo, generale, un po' tutto unito. Adesso cerchiamo di definire un attimo quei piccoli dettagli, però manterremo comunque una cosa molto, come dire, grezza, per far vedere proprio la manualità che c'è dietro e non il e non invece il, come dire, la precisione. Vogliamo dare una cosa proprio, fare una cosa abbastanza artistica. Questo si può capire anche dal fatto che per tutto il disegno ho usato il tratto, come si può vedere qua, il tratto matita, che è questo, invece che, per esempio, un tratto pulito come può essere quello calligrafico. Qua si vede la differenza tra una cosa elaborata, fatta bene, più stile cartone, e invece una cosa che dà l'idea proprio dell'artistico. Andiamo a dare un po' di ombra dietro la macchina per staccarla dal nostro personaggio. E adesso andiamo con una matita un po' più grossa a riempire. Adesso rifiniamo gli ultimi effetti per le ombre e le luci. Si può dire che si è finito. Finiamolo magari con la bella firma.